Ciao ragazzi, ciao a tutti i fans della pagina Esercizi di Bodybuilding. Eccoci qua, vi avevo promesso il tutorial sull'allenamento della schiena e cominciamo oggi appunto vi farò vedere tutti gli esercizi come secondo me, secondo le mie esperienze personali, vanno eseguiti, ok? Quindi vi farò vedere tutti gli esercizi, quelli più classici, quelli più usati, non proprio tutti quelli che sono per la schiena, farò vedere proprio quelli diciamo usati nelle palestre, ok? Per le persone diciamo normali che vengono, non proprio solo per gli atleti agonisti, proprio per tutti. Quindi farò vedere l'esecuzione corretta, dove farò il massimo allungamento per la schiena e poi la massima contrazione. Questo tipo di esercizio, di esecuzione, ok, massimo allungamento, ok, prendo bene le braccia e poi massima contrazione, che sia un triangolo, che sia una barra, però massima contrazione. Questo vi consentirà di far lavorare proprio la schiena nella sua totalità, ok? Nell'ampiezza e nello spessore muscolare, ok? Quindi adesso vi farò vedere proprio tutti gli esercizi. Inizierò con il primo esercizio, ok? Che sarà la lat machine avanti. Primo esercizio che vediamo è la lat machine avanti, ok? Uno degli esercizi più classici che si vede fare nelle palestre, ok? Allora, pugnatura è più o meno leggermente più larga delle spalle, ok? Partiamo, massima estensione, vedete la testa è oltre le braccia, ok? Si parte in questa posizione, si sposta leggermente, si porta il gomito in avanti e si va a schiacciare, ok? Vedete il capo rimane quasi dritto completamente, ok? Poi salite, vi allungate, ok? E ripartite, fuori l'aria, ok? La posizione giusta è questa. Io adesso lo facciamo con un peso veramente leggero, però credetemi che sentite lavorare la schiena già come se avesse il peso elevato, ok? Quando arrivate giù il petto deve essere bello alto, le spalle chiuse verso il basso e con i gomiti andate a chiudere verso il grande intatto. Sentite proprio tutta la schiena contratta, ok? Nella sua totalità, dalla parte alta alla parte bassa, ok? Questo è questo, allungare e chiudere. Vedete che chi non l'ha mai provato, se lo prova sentirà proprio un lavoro su tutta la schiena, ok? Quindi vedete che anche il peso calerà, non sarà un peso molto elevato, però il lavoro sulla schiena sarà molto intenso. Adesso facciamo la transibar sempre davanti. Anche qua, posizione di partenza, schiena aperta al massimo, ok? Si spostate leggermente verso indietro, gomiti in avanti, e portate la spalla verso il centro, ok? Allungare e chiudere, ok? Poi, fuori l'aria, inspirare e espirare. Adesso facciamo vedere la lat machine avanti, presa stretta, che secondo me è uno degli esercizi dove fa lavorare molto bene sull'ampiezza. Infatti quando voi finirete proprio l'esercizio, le ripetizioni che dovete eseguire, sentirete proprio bruciare sulla parte esterna del dorsale, ok? Quindi fare pugnatura delle mani è molto vicina, ok? Così, testa bene avanti, proprio oltre le spalle. Vi spostate e arrivate fino al petto. Stesso discorso, petto in fuori, spalle basse, ok? Allungate, in questa maniera sentirete proprio la schiena che si apre proprio al massimo, ok? Così, e poi giù. È importante alzare proprio il petto più che si può e chiudere più che si può le spalle. Anche con un peso leggero, sentirete proprio il male della schiena, ok? Massimo allungamento e massima contrazione, fuori l'aria qua e si ispira quando si sale, perfetto. Questo esercizio va sempre fatto con le ripetizioni molto alte, 12-15 ripetizioni, sentirete proprio la schiena che si apre e bruciare proprio sulla parte esterna del dorsale.
la triangolo davanti, faremo anche qua massimo allungamento e massima contrazione. Ci sono due versioni, ve le farò vedere tutte e due, una è guardando la macchina davanti e una con schiena alla macchina. Tutte e due lavorano bene, centro schiena e ampiezza. Ok, questa è una piccola variante già rispetto magari al lato avanti presa stretta. Si riesce a scendere un pochino di più, ok? Il triangolo si va più basso verso il petto, invece con la sbarra vi fermate. Quindi questo vi consente di arrivare ancora un pochino più sotto il centro schiena, dalla parte alta fino proprio al centro schiena. E sempre con la contrazione le spalle verso il basso, il petto verso l'alto, sentirete proprio la schiena che lavora tutta nella sua, tutta la sua totalità. Ok, così. Allora, posizione di partenza, vedete? Qua in questa maniera sono aperto al massimo, ecco, mi sposto e scendo bene e chiudo le spalle. Ecco, allungo e chiudo. Inspiro e espiro. Questo è uno, oppure schiena la macchina, che lo sentirete ancora lavorare molto di più perché avete un'escursione maggiore, quindi sentirete molto di lavorare molto di più in ampiezza e poi contrarre ancora di più il centro schiena, perché questo movimento in questa maniera si riesce a fare un movimento un pochino più completo. Procedere, si sta molto avanti, vedete, in questa maniera siete già più aperti con la schiena perché il triangolo è più verso dietro. Ok, spostate. Vedete? Così. I gomiti sono leggermente più in avanti, così si apre la schiena al massimo e poi qua si chiude. Qua il peso va messo giusto perché sennò, come vedete, io mi sono spostato un pochino indietro perché il peso, essendo leggero, non riesco a tenere su perché sennò mi si molla. Invece col peso giusto riesce a tirarvi, a tenervi molto più su col corpo. Lat machine dietro, adesso non si usa più far tanto fare nelle palestre la classica lat machine dietro perché sono tutti che hanno problemi cervicale e problemi di mobilità della spalla, ok? Quindi è un esercizio che io non consiglio di far fare, soprattutto magari se non è un atleta avanzato che lo deve fare per forza, ma se è una persona, diciamo, cliente normale, è sempre consigliato farlo fare davanti, tanto il risultato davanti o dietro cambia poco per una persona che deve mettere in forma. Quindi cercare di infiammare magari la cervicale lo sconsiglio, ok? Però lo faccio vedere in due versioni, quella classica e quella che si usa a fare adesso, che è girata al contrario, ok? E viene più naturale come movimento. Allora, mani un pochino più larghe delle spalle, ok? Posizioni sempre belli eretti, ok? Partenza è guardando la sbarra con la testa e giù. Aprire bene, la schiena, sentire proprio che si apre e poi chiudere. Ok? Questo. Ok, invece quella girata fino alla macchina diventa più naturale. Adesso vi spiego perché. Vedete, siete già col cavo, siete già dietro le spalle, così scendere è più normale. Ok. Guardare sempre in alto, perché guardando in alto così si apre molto di più la schiena e poi si chiude. Va bene. Se si riesce si porta leggermente in avanti così la schiena si chiude. Rematore con corda e al cavo alto da seduto, okay. Allora, partenza con le mani aperte verso l'esterno, la testa è sotto le braccia e la schiena è aperta al massimo, ok? Si parte, si ruota con le mani verso l'interno, si porta la corda alla vita, si chiudono più che si può le spalle e si alza bene il petto.
Vedete che è sempre petto alto, spalle basse, e sempre tutti appoggiati sul centroschiena, come spiegavo anche nei pettorali. Centroschiena è sempre il punto dove dobbiamo appoggiarci, ok? Ci ritorna sempre quel movimento. Si allunga di nuovo, massima estensione. Quando si apre la schiena, si deve sentire la schiena aperta, ma le spalle non devono tirare, ok? Deve sentire proprio solo la schiena che lavora, ok? Quindi dovete andare in iperestensione delle spalle, ok? Fuori l'aria, inspira, guardate la rotazione delle mani dall'esterno verso l'interno e si va a chiudere. Ok, guardate la rotazione delle mani, apro e chiudo. Non sembrano queste piccole rotazioni delle mani dall'esterno all'interno, fanno aprire e chiudere molto di più la schiena. Rematore sempre con la corda al cavo basso, ok, l'opposto di quello che abbiamo fatto vedere prima. Da seduto, si può fare da seduto, stesso movimento, ok, ci allontaniamo un po' di più, si allunga per bene, mani aperte e poi si chiude, ok? Questo lavoro qua, si inspira e si ispira. Vedete anche qua, cerco di proprio di alzare più che posso il petto e chiudere più che posso la schiena. Guardate anche le spalle dietro come sono chiuse. Ok, allungo e chiudo. Se non avete il cubo, si può fare anche in piedi, ok? Questa posizione qua. Si allunga e si chiude. Si allunga e si chiude. Adesso rematore con la maniglia a un braccio, sempre al cavo alto. Partenza è la mano opposta a quella gamba che sta avanti, la mano sul fianco, la testa è sotto il braccio, ok? Si parte, si ruota e si arriva sotto il petto. Vedete, sotto il capezzolo, chiudo più che posso e alzo il petto, allungo e chiudo, ok? Questo lavoro qua. Questi esercizi di qua io li usavo tantissimo sotto gara, quando ero nella fase di definizione, proprio per cercare di andare a lavorare tutte le parti della schiena. Quindi cambiavo un po' l'angolazione, più alto, più basso, andavo a lavorare proprio tutte le parti della schiena. Con questi piccoli cavetti si va proprio a disegnare e a scolpire la schiena. Ok, può fare così, pure con due mani, ok? Posizione di partenza è questa, schiena aperta al massimo, e poi si va sotto il petto, si schiaccia bene, si abbassano le spalle e si alza il petto. Credetemi che sembra un esercizio stupido, ma è efficiente al massimo, eh? Qua si va a picchiare proprio sul centro schiena più totale, si allunga, ok, così, si allunga bene e si abbassa bene. Si può fare il cavo basso, si abbassa, ok? Posizione sulla mano, ok? Oh. Allunga e si chiude, ok? Oh. Anche qua si può fare due mani, allunga bene e si schiaccia bene al punto vita, così è tipo la corda, però le mani sono unite più due al centro, quindi è un lavoro diverso. Si va sempre a lavorare una porzione di schiena diversa, e basta cambiare un pochino l'angolazione e cambia tutto l'esercizio. Rematore con manubrio a un braccio. Allora, l'appoggio, io trovo comodo questa panca dei polpacci perché c'è un appoggio comodo, però può essere fatto a una panca piana, a un cubo. L'importante è la posizione, dovete essere in questa posizione qua, ok? Allora, partenza. Vedete, così è massima apertura, manubrio leggermente in avanti, in modo che la schiena è aperta al massimo, e poi salite leggermente verso dietro. Parte fuori, ok? Chiudere bene la spalla e allungare. Questo è il lavoro. Ok? Questo qua. Chiudere bene e andare a chiudere. Fuori l'aria.
respirare lungare al massimo. Ok, e cambiare braccio. Fate subito la parte successiva. Massimo allungamento, massima contrazione. Perfetto. Possiamo fare anche adesso rematore con due manubri. Prendo un altro manubrio, così faccio vedere. Questo secondo me è un esercizio, uno dei migliori esercizi per il centro schiena, per dare spessore proprio alla schiena. Allora, partenza è questa, schiena piatta, manubri massima allungamento, scendere, arrivare, vedete, e chiudere. Quando salite il petto si gonfia, va verso i manubri, ok? Questo qua, fuori l'aria e ispirare. Ottimo esercizio proprio per lo spessore. Sempre della famiglia dei rematori, rematore con bilanciere. Faccio vedere solo col bilanciere, giusto per far vedere bene l'esecuzione perfetta. Tanto è a scopo didattico, non è a scopo di vedere quanto uno il peso solleva, ok? Allora, l'inchiatura è qua, un pochino più larga l'inchiatura. La schiena così aperta al massimo. Si sale, si porta il bilanciere verso il punto vita. Si schiaccia bene. Petto in fuori e spalle chiuse. Si allunga, si scarica e poi si sale. Movimento. Ok? I gomiti non sono né troppo aperti né troppo chiusi, è importante chiudere bene con le spalle e il petto deve essere bene fuori. Si scende, si allunga, dovete sentire la schiena che quando scendete si apre completamente, la portate verso l'esterno e poi si schiaccia. Questi sono proprio esercizi che danno proprio lo spessore alla schiena. Una variante è col bilanciere inverso. Prendete quell'angolato e l'impugnatura è inversa, ok? Con l'impugnatura inversa riuscirete magari a contrarre di più la schiena, è un movimento più naturale, ok? Ok, vedete? Apro e chiudo. Vedete che il petto è sempre in fuori e le spalle sono proprio chiuse, ok? Così, questo lavoro qua, lungo e chiudo. Rematore due manubri sulla panca 45, ok? Qua apro bene la schiena, vedete? Parto, gonfio il petto e chiudo, allungo e chiudo, apro bene. Allora, con questo esercizio per lo spessore è esagerato, essendo con la panca vi aiuterete meno con la schiena, quindi l'esercizio diventa molto più difficile. Ok, sono tutte varianti da alternare agli altri esercizi che ho fatto vedere per lo spessore. Così e chiudo. Il petto lo gonfio, non lo faccio, non lo stacco. Ok, vedete? Lo gonfio e rimango sempre abbastanza attaccato alla panca. Non faccio questo lavoro qua. Ok? Questo. Andiamo bene. E chiudo bene. Se riesco a fermarmi anche un secondino, ancora meglio. Rematore la T-bar col triangolo. Questo è un altro esercizio veramente di quelli pesanti da fare e dà proprio ben spessore a tutta la schiena. Allora, posizione questa, ok, posizione in partenza, ben aperto, allunga bene, si scapola, si apre sempre la schiena, cerca di aprirla al massimo e poi su, ok. Apre e si chiude, si apre e si chiude. Piccolo consiglio, quando avete tanto peso, quando scendete ammortizzate leggermente col sedere, ma proprio un pelino, vi protegge la schiena, ok? Si ispira bene, si apre e si schiaccia bene col petto in fuori e sempre le spalle chiuse, ok? Ricordate, importantissimo, petto in fuori, spalle chiuse,
proprio schiacciare bene sulla schiena. Si può fare anche senza maniglia. L'unità di questa è che le mani sono tutte e due nella stessa posizione, si riesce a tirare meglio, ok? Invece con le mani dovete allenare una volta la mano davanti, una e l'altra, perché la schiena lavora anche in maniera diversa. Ok, prima in questa maniera qua, ok? Se uno ha un altro angolo, si apre, così. Quindi una serie la fate così, la serie successiva cambiate. Ok? Perché sono piccoli cambiamenti che però a livello muscolare negli anni si vede. Super Rowing è una macchina che da pochi anni che diciamo c'è, una decina, 10-15 anni che è nata, ed è una macchina che adesso in tutte le palestre la troverete e protegge molto la schiena perché siete in appoggio, quindi dove si lavora bene lo spessore, e non, diciamo la schiena non patisce come magari fare un rematore libero, ok? Anche qua è importante tenere bene, scapolare bene in avanti e ruotare bene, così allungo e poi chiudo questo lavoro qua, vai, allungo bene e chiudo. L'importante è proprio alzare il petto il più che si può e chiudere le spalle verso il basso, ok? Se guardate il soffitto viene meglio come contrazione, scendete con la testa e andate su. Ok, si allunga bene e si chiude bene. Si può fare anche un braccio, si allunga bene, è importante a un braccio quando si sale alzare bene il petto, ok? Chiudere bene, si allunga e si chiude, ok? Petto sempre alto, eh? Ok, un braccio e poi subito l'altro. Ok? Vedete che fa proprio tipo un rematore o col bilanciere tutte e due o un braccio. Ok? Si può fare anche parte alta, si va a lavorare sempre un'altra parte della schiena, ok? Funzione questa e poi si chiude bene verso il basso. Vedete, cambiando le angolazioni si lavora una parte della schiena un pochino diversa, perché l'angolazione è un punto diverso della schiena. Però centro schiena lavora sempre, importante petto alto e spalle basse, ok? Non finirò mai di dirvelo che negli esercizi della schiena è importante fare questo movimento. Vedo spesso persone che fanno solo questo, ma come si fa a contrarre la schiena rimanendo chiusi? Bisogna aprirsi, più si apre più la schiena si contrae e quindi cresce. Pull down classico, ok? Pugnato largo, ok? Posizione di partenza. Sempre schiena aperta, testa sotto le braccia, si tira e si schiaccia. Ok? Vedete? Alzo il petto e chiudo le spalle. Si lavora tutta la schiena, eh? Un altro tipo di pull down, questo qua. Dritto, dritto fino a qua e poi si tira. Si abbassa, apro la schiena, prendo dritto fino a qua, mi alzo e tiro. Pull down però con corda. Anche questa posizione qua, si alza e si tira, si allunga, ok, si apre bene, si apre la schiena, ok, allungo al massimo, giro le mani, vuoto, vuoto, vuoto. Apro le mani verso l'esterno, e giro verso l'interno, apro e chiudo. Pulley basso col triangolo. Questa di partenza è petto in fuori, vedete, la schiena è sempre bella dritta, piatta,
ok? Tira. Boh. Metti fuori, c'è la questa posizione finale. Si allunga, allunga bene. E poi te lo dico. Questo è. Due. Si allunga bene. Metti fuori, spalle indietro. Ok? Qua il petto deve andare incontro al triangolo, non deve stappare indietro. Si devono incontrare insieme, così. Non questo lavoro qua. Ok, devono proprio incontrarsi e gonfiare. Boom. Questo è il lavoro. Va bene. E su. Allunga. E su. Abbiamo visto col triangolo, adesso faremo vedere pulle con barretta, impugnatura dritta. Ok, impugnatura così consente quando si scende di aprire un pochino di più la schiena e andare a schiacciare un pochino di più con i gomiti verso l'interno, ok? Si apre e si chiude. Penso di tutte le piccole varianti per cambiare il lavoro sulla schiena. Ok? Così, apro. Un'altra variante, cambio l'impugnatura e porto la sbarra sotto il petto e si va proprio a picchiare sul centro schiena. Ovviamente parto verso il basso, tiro la sbarra verso l'alto e la schiaccio al petto. Ok? Scendo verso il basso, la tiro in alto e poi la schiaccio al petto. Così, allungo, in alto e schiaccio. Allungo e schiaccio. Questo per il centro schiena è fantastico. Provatelo. Ok. Un lover per i dorsali è tenendo i gomiti stretti e scendendo bene. Sentirete proprio lavorare il dorsale, massimo allungamento, ok? È importante poi quando si sale con i gomiti come se volesse andare a schiacciare sul grande dentato, ok? Sono due varianti, uno quello di traverso sulla panca, ok, le spalle vanno quasi fuori, qui, allora, quando si scende si abbassa il sedere, i gomiti vanno stretti, ok? Si sale e si alza, ok? Gomiti stretti, giù bene, si ispira. Ok? Va bene. Questa è la prima variante. Quando è questa, testa quasi a filo, gomiti stretti, si scende. Quando sei qua si allunga leggermente, ok, si deve proprio la schiena che si allunga e poi si chiude e alzate il petto, stretti, sono arrivate qua, allungate bene, ok, e poi si chiude, si scende, quando siete al peso della testa allungate bene verso l'esterno, ok, siete proprio la schiena che si apre e poi andate a chiudere, ok. Importante questo, quando siete qua, ok, guardate, allungo e apro la schiena, sentite proprio la schiena che si apre, ok, e poi chiudo. State attenti chi ha problemi sulle spalle, gravi lussazioni, i gomiti mantenuti stretti, perché se vanno larghi la spalla esce, cioè in questa maniera qua c'è il rischio che esce la spalla, invece così no, ok, importante, ricordatevi, quando siete qua, allungare proprio, vedete? Lì la schiena si apre proprio bene, i gomiti, e poi si richiude. Questo è un esercizio anche di respirazione che si può abbinare con lo squat, soprattutto per i ragazzi giovani, quelli di 16 anni, così, perché hanno bisogno di respirazione e di ampliare bene la cassa toracica e di far guadagnare proprio fiato. Quindi facendo lo squat
sono già in debito di ossigeno, facendo subito il pullover guadagnano proprio in questo recupero a livello di fiato, eh? E quindi tendono anche a far ampliare molto la cassa toracica quando sono ancora nell'età di sviluppo, ok? Un altro esercizio, diciamo il re degli esercizi proprio per dare spessore alla schiena, lo stacco da terra, un esercizio che non è per principianti, per atleti un pochino avanzati, e è importante l'esecuzione, è fare un movimento completo. Io questo esercizio lo metto sempre alla fine della schiena, in modo che sono già bello caldo, posso stare anche se carico un pochino, non ho problemi di infortuni magari che non sono abbastanza caldo. E il movimento è completo, ok? Posizione di partenza, mano dritta. Ciao, grazie. Ciao. Ok? Ok, importante rimanere sempre dritti col corpo. È quasi come fare uno squat. Ok, si scende, si va giù col sedere, ok? Giù bene. E si ritorna su. Bisogna essere rapidi quando si passano le ginocchia, sia nello scendere che nel salire. Ok, in modo che la schiena non rimane mai in avanti, dove uno si può far male. Questo e questo. L'importante quando si arriva in cima, contrarre bene la schiena. Stressare, ok? Questo esercizio lo consiglio tanto ai ragazzi giovani, quelli che devono prendere spessori muscolari, perché dà proprio uno spessore a tutta la schiena e a tutte le parti del corpo. Bene. Su bene. Ok? Guardate sempre in alto in modo che rimanete dritti. Se guardate in basso tendiamo a fare questo.